fulani che diventemmo noi il capo di tutto, magari comprendemmo anche gli uomini, anche per cui che portiamo i nostri turisti a vedere là che fa coglio, merda, buca, fa industria, che noi non fanno un cazzo, eccetera. Perché per i fulani noi non fanno un cazzo, da sempre, noi fanno la borsa nera. Invece la terra si basta, loro lavorano. Questo è un problema morfologico, territoriale, non ho mai capito che non c'è un problema tra triestini e fulani, c'è un problema della costa di Litere, no? E a Udin, cosa fa Udin se non te gara? O una farm, che tuo papà faceva, tu no, non c'è i contadini, fa pomi, no? Per dire, pomi da mille anni la tua famiglia, fa anche di pomi, boh, te cavolo la morte, fa pomi. Oppure te gara che sono te la chiave della città, tu papà sei il notaio, ti c'è la chiave, ti fai il notaio, ti dà ogni scrittura, ogni lì, e fine, ti sono un notaio. Cioè, no, che cazzo te fa Udin? Che si giri intorno per guardare cosa sei intorno di te. Tutto il giorno, spazio di gente tutto il tempo cascata per terra, perché giri intorno e perdi l'equilibrio e caschi per terra. Cosa fai? Allora non gli dici, no, io non fai un cazzo, poi non ce n'è mio sopra la fulana, perché il fulano non mi ha detto una lingua, mi parla una lingua cinese in 23 anni, mi parla il cinese, parla il fulano che va più o meno circa la stessa cifra. Quindi mio sopra adesso ti mandi, solita roba, neanche per culo. Ma però, per dire, loro credi che noi non lavoreremo? E loro non hanno capito che c'è un problema del territorio, cioè là o te fa quel che ho detto poco fa, o te fa... qua c'è il mare di fronte, c'è tutto aperto. Arriva una barca, parti una barca, ti salvi su una barca, ti smonti in una barca, ti compri un tappeto, ti vendi una gallina, ti compri un topo, ti vendi una paglia, se puoi fare qualche cosa, cazzo che te vuoi dire, anche se non ti sono o un letterato o un contadino in professione, te serangi insomma.